notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Il martedì è ormai un appuntamento fisso, quello con il più grande palcoscenico del Piemonte. Parliamo di Piemonte dal vivo, che ci porta a scoprire un sacco di spettacoli in giro per la nostra terra. Come portare lo sport, in particolare una partita di calcio che ha segnato un po' la storia di tutti quanti, anzi come riportarla per la seconda volta in scena, direi che ce lo spiega il protagonista di questo spettacolo, Davide Enia, che porta Italia-Brasile 3-2 in ritorno. Buongiorno Davide, benvenuto su GRP, ciao. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Allora, stiamo parlando di Italia-Brasile 3-2, è una partita realmente avvenuta, molti la ricorderanno, forse non i più giovani, perché era l'82, dico bene? Esattamente, a partire dall'82, che non è avvenuta, come dire, tanto tempo fa e basta, è avvenuta moltiplicata negli occhi e quindi la ricostruzione della memoria di ogni singola persona che aveva partecipato in diretta a quell'evento. Tanto da essere uno dei pochissimi momenti di coscienza collettiva, cioè chi è che l'ha vista si ricorda esattamente con chi si trovava e dove si trovava a vedere quella partita, con un elemento secondo me dirimente nell'ottica di costruzione dell'immaginario. Quello è, a memoria mia, l'unico momento di coscienza collettiva felice che abbiamo in Italia. È vero, perché in effetti ci sono altri momenti a memoria, no? Così mi viene da pensare a intuito, in cui ti ricordi dov'eri esattamente, però di solito sono aneddoti negativi che hanno a che fare con la storia in maniera negativa. Invece ho visto anche qualche stralcio così qua e là, erano praticamente tutti incollati alla TV, addirittura il tasso di criminalità scende in quel momento, vero? Sì, allora lo racconto durante i prodromi della partita. E durante i 90 minuti della partita, le successive 24 ore di festeggiamenti, in tutta l'Italia non ci fu nessuna denuncia per criminalità. Incredibile, erano tutti presi. Senti, una domanda, allora, abbiamo parlato della partita, di questo evento dell'82, non è la prima volta però che lo porti in scena, vero? Guarda, lo spettacolo debutta, che poi coincide col mio debutto in teatro, 21 anni fa, ok, nel 2002, quando, diciamo, la grande differenza tra allora e oggi è che io avevo 20 anni di meno, come tutte le persone certo, che lo videro allora. Questo lasso dei 20 anni ha fatto sì che, dopo soprattutto il periodo pandemico, io avevo, e lo spettacolo precedente che continua a portare in giro, che è L'Abisso, si è fatti terribili di Lampedusa, che sono comunque di attualità, ma lo certo, sono da 25 anni di attualità continua. Io avevo bisogno di tornare a fare un lavoro felice e al tempo stesso di riflettere su quella felicità tramite la mediazione artistica che il teatro ti offre, perché stiamo andando incontro a un conflitto sociale molto duro, molto forte. Il teatro ha bisogno anche di riidentificarsi con uno dei due piedi che lo fondano. Uno è quello della tragedia, siamo d'accordo, certo, ma l'altro è la commedia. E noi abbiamo bisogno di tornare a ripensarci comunità anche tramite la gioia e la felicità. Sono d'accordo. E quindi la riappropriazione dei corpi. E quindi il fatto che dopo il durissimo periodo comunque di lockdown, di chiusura dei teatri, che ci hanno chiuso noi per un anno, è necessario tornare anche a quella gioia del corpo che pulsa e che desidera. E urlare gol è liberatorio. Eh sì, direi di sì. Tra l'altro, che grande a portare il calcio, insomma, in teatro. Sei accompagnato anche da musicisti. Guarda, l'altra differenza rispetto a quando lo facevamo 20 anni fa, che ci sono due ordini di differenza. Il primo è il fatto che alcuni di quei protagonisti sono morti, su tutti Paolo Rossi, e quindi ci sono dei cambi nel testo che riflettono proprio su questa assenza che in realtà continua a splendere come un grande buco luminoso. L'altra novità è musicale, cioè 20 anni fa, che eravamo anche giovanissimi, alle prime armi, lo spettacolo era, per necessità anche di turnazione, acustico, cioè avevamo una chitarra acustica e un cajon. Ora proprio abbiamo spinto sull'acceleratore della festa e siamo con chitarra elettrica e batteria. Allora, che top, bene. Sì, è rock. Perché proprio stiamo riflettendo su una dimensione proprio di festa, chiaro, che incide in quella cosa lì.
E quindi Italia-Brasile 3-2 in ritorno, è possibile vedere in diverse date. Faccio una carrellata: 13 e 14 marzo a Casale al Teatro Municipale, ma anche il 15 di marzo ad Asti al Teatro Alfieri, e poi il 16 di marzo ad Ovada, 17 di marzo a Nichelino al Teatro Superga, per poi chiudere la data piemontese il 18 di marzo a Cirie al Teatro Magnetti. Io ringrazio Davide Nia per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Segniamo sempre il gol di puntazza arraggiata mirando l'incrocio dei pali, che dà grande soddisfazione. Sempre. Grazie, ciao. Ciao a tutti. GRP.